Egli è presente nello Spirito e vuole non solo essere in mezzo a noi, ma vuole dimorare nella nostra vita. Perché la dimora di Dio è la tenda, l'uomo è la tenda di Dio. Se la nostra vita non è fondata sulla roccia, su Gesù, a che ci serve il resto? È solo tradizione. Noi non possiamo fondare la nostra vita sulle tradizioni, sulle usanze, su noi lo facciamo perché lo facevano i nostri avi, i nostri padri, lo facciamo noi. No. Noi dobbiamo fondare la nostra vita sulla verità, e la verità è Gesù Cristo. Ha detto Gesù: io sono la verità. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Non ci giudichiamo. Dunque, non ci giudichiamo più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello. E qua dice, dà un'indicazione fortissima. Dio è il Dio di tutti. Egli comunque alla fine giudicherà ognuno di noi. Quindi dice, ma tu perché vuoi giudicare ancora tuo fratello? Io sono il giusto giudice, dice il Signore. Anzi, più che giudicare, piuttosto che giudicare, non dovete porre pietra e essere una pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Stiamo andando verso, ci stiamo avvicinando a quello che è l'incontro con Lui, sempre di più. È stato scritto 2000 anni fa questo libro, la Bibbia, il Nuovo Testamento. E parla del ritorno di Gesù, ma parlava anche nel Vecchio Testamento. Gesù stesso dice vado a prepararvi un luogo. Ci sta preparando un luogo per preservare la nostra vita, per preservare il corpo di Cristo. Quindi che devo fare io? Devo diventare corpo di Cristo, devo essere corpo di Cristo, devo vivere alla presenza di Dio. Quindi che devo fare? Devo perseguire la santificazione, cioè significa eliminare tutto ciò che non appartiene a Lui. E come faccio? Dice, la mia natura è tendente. Certo, Gesù lo sa, è morto sulla croce, e Egli ha mandato il suo Spirito affinché ci aiuti a fare le scelte. Che lo Spirito Santo, se tu scegli di fare la sua volontà, Lui è con noi, Lui è con te, Egli è con me. E qui parla di un indirizzo, dell'indirizzo dell'amore. Invece di giudicare, guardate di non creare inciampo ai fratelli, alle sorelle. Vede di non essere di scandalo. Come fanno alcuni che dopo il culto arrabbiati, grido, si bestiglia. Cioè, io dico, ma come fai? Non sono qua allora. Il loro cuore non è qua. Ma il tuo cuore dov'è? Dov'è? Il tuo cuore dov'è? Noi dovremmo verificare dov'è il nostro cuore. Ma il Signore vuole fare dentro di te, ti vuole portare a incontrarlo. Fratelli, i tempi sono malvagi. Non possiamo noi non parlare di queste cose, perché il Signore sta tornando. Poi ognuno è libero. Non venite da me a chiedere qualcosa quando dentro di voi volete ascoltare quello che desiderate. Io sono un servo di Dio, un'autorità di Dio. Se dico una parola e poi me la contrastate, disonorate me e il Signore. Non venite da me. Ma dobbiamo imparare a obbedire al Signore. Dobbiamo imparare a obbedire alla Sua parola.
e a fare la sua volontà. E nella nostra vita noi vedremo le meraviglie di Dio, i miracoli di Dio.